Carissimi amici web spettatori, buonasera. Però io mi soffermo soprattutto su caro Mandarà, insomma, che è stato diciamo un coraggioso nel campo della fotografia. Io lo ricordo ai tempi quando si frequentavano questi fotoclub, queste cose, e lui ha avuto il coraggio di staccarsi da quegli elementi, diciamo, di fotoclub, di ricerche leziose, buttandosi in un settore completamente nuovo all'epoca per questo genere di immagine, in cui c'è un'elaborazione grafica che sconfina oltre ogni limite della fotografia. Grazie il maestro Giuseppe Leone per le parole troppo lusinghiere per me, non merito tutte queste cose. Lo sai. Io ho fatto dei quadretti, così, niente di eccezionale. Rosa è di Gangi, ave 12 anni. Un mese fa Don Tano Pustino arrivò nella sua casa con un pacco, Iddu davanti e tutto il quartiere appresso. Tutti erano curiosi e si domandavano che cosa c'era in quel pacco. L'aveva mandato dall'America Peter Lanzafame, un figlio di Peppu che sacco. In America Peter vuol dire Pietro. Nella mattinata aveva piovuto e Rosa aveva ricogliuto la creta nel nellone. Ora stava facendo pupille su proscaloni. Ida non si poteva immaginare mai e poi mai che quel pacco era per lei. Sua madre la chiamò. Rosa! Rosa! Vena! Menacca! Maria Carvau! Rosa disse, fammi finire questa pupetta, Omà! Ma Somà con un'occhiata la fulminò e Rosa lassava i pupilli e corriva a casa.